Andiamo. Ma dove vuoi andare? Andiamo a fare due passi per Vieto, scusa. Dopo. Scusa, perlomeno poi se trovo una farmacia aperta faccio pure in tempo a comprare sto bimiri, bimiri qua per... Dopo. Per mia nonna. Perché se continuiamo veramente con sto coricori va a finire che andiamo a votare i prossimi fra 4 anni. No, solo olimpiadi che si fanno ogni 4 anni. Senti, a quest'ora le farmacie sono tutte chiuse. Ce l'ho io il bimerino in camera mia, vieni? Ma perché? Che pure dice a coricori? Belli sti vestiti. Di chi so? L'albergo era di una principessa, su, deve vieni. Deve essere una nobile. Entra, ma chi dai. Ci sta qua? Pure il cucinotto. La televisione. Ma te ci abiti proprio qua? Uh-huh. Ah, per forza che non ti basta lo stipendio. Certo abita dentro un albergo. Per me è più pratico. Ah. I pescetti! Ma che gli dai da mangiare a questi? Perché questi sono della delicatezza. A me l'altro anno in un mese me ne saranno morti 20. Poi smisi. L'ho finito il bimirin? Grazie lo stesso. Dove vai? Devo andare via. No, no. Mi dispiace. No, no, devo andare via. Proprio... Non, no, non devo. Non è fatto dalla paura. È la prima volta. È che non è... Oddio. Oddio. Ma insomma, ma che cazzo? Guarda qui. Non ho fatto apposta. Ma qualcuno! Mi dispiace. Nonna. Ho visto una cosa che mi ha fatto tanta paura. Ma insognaccio, mimì, dormi su, da letto a nonna. Sì, insognaccio. Una signorina, no? Che dice fa, maestra, no? Così, proprio dei punti in bianco, no? Si è presentata tutta nuda, no? Con tutto il coso delle donne di fuori, tutto il sotto delle donne di fuori, no? C'aveva come un bosco nero, no? Come un triangolo. Sembrava proprio come se ci fosse dei mutanti, però pure arte come mutanti. Ma ti ho detto che insognaccio, Mimì. E sì, buono, dormi tu. Ma forse erano mutande. Mimmo, ma perché già che se troviamo vicino a Orvieto non famo un salto al Duomo? Un salto? Ma che te vuoi saltare con quei gambe? Basta buona, va, così te metti a cenne 50 ceri e ci stiamo 3 ore. Ma che 3 ore, sì? Sì, nonna, come se te conoscessi a te, dai. Andiamo, va. Comunista, sali, perché questi ultimi 100 chilometri sedemo fallisci come l'olio. Va bene? Dai. Oddio, chi è? Mamma mia, ma chi è? Ah, signore, io ieri ho fatto l'iniezione. Oggi mi devi ricambiare piacere. Mi dovete portare a Roma di corsa. Ma che vi è successo? Ah, signore, il principe sta rovinato. Per fortuna ho riconosciuto la macchina. Solo voi mi potete salvare. Salvate che? In che senso? Tu sta zitto, monta in macchina e sbrigati. Oddio, nonna, dai, monta. Tutto a me mi devo capitare. Dai, muovati. Tutto a me, oh. Basta, io però con sti viaggi. Io posso essere vostra madre. Voi sapete che nella vita non viste tante di cose. Ma che vi è capitato? Sono ricercato. C'ho morto sulla coscienza. Scusa, Magda, ma come stai tenendo le mani sul volante? Perché, Furio?
A tesoro mio, le mani sul volante vanno messe alle 10 e 15. Questa è la posizione ideale. Tu le stai tenendo alle 6 e 25. Pericolosissimo, gli americani guidano alle 6 e 25 e infatti muoiono come mosche. Stai più sulla destra, Magda. Un pochino meno di acceleratore. Un pochino meno. Un pochino meno. Ecco. Rallenta, Magda. Ecco, questa è la cretineria degli italiani. Tu vedrai se fra un chilometro non troveremo una frittata. Ma che cosa dici, Furio? Va bene, scusa, come l'ho detto, eh? Sei ancora un po' nervosa, no, per quello che è successo, eh? Pure te c'hai ragione, tesoro mio, non ti preoccupare. Adesso andiamo calmi, tranquilli a casa, eh? Tanto nessuno ci corre dietro. Proprio nessuno. Senti, vogliamo vedere un po' di fare il programmino per il dopo voto, eh? Allora, io direi innanzitutto, per cominciare, operazione strudel, la mamma ne va pazza. Con lo strudel andiamo là a pranzo, rimaniamo fino alle 3.25-3.30 grosso modo, poi direi di fare un salto dallo zio Piero. Dallo zio Piero consiglierei una visita anche a Nino, dove c'è Clara e Michele e Marcellino, d'accordo? Dopodiché io direi di mettere a votazione queste due soluzioni. O andiamo a vedere la Fiera di Roma o andiamo al Foro Romano. Aperta la votazione, io mi astengo. Foro Romano. La Fiera di Roma, sì, sì, è più bella, andiamo alla Fiera di Roma, dai! Fiera di Roma, bambini, aggiudicata la Fiera di Roma. Oddio, la polizia, mannaggia! Sta buono che non è niente. Ma come non è niente? Nonna, se cercano questo, famolo scendere, no? T'ho detto che non è niente, cammina. Che al 99% non cercano manco a me un controllo regolare. Sì, e se capita l'altro 1%? T'ho detto da staccarmi con tranquillità, vai! State tranquillo, sul principe, che poi ci penso io. Dovete sapere che io in tempo di guerra ho salvato la vita... Soldato tedesco! Basta con sto soldato tedesco, nonna! 4.000. Mo che gli dico io? Arrivederci. Vai avanti così, tranquillo, senza agitarti. Oddio. Oddio, scusi. Scusi. Non fatto apposta, scusi. Buongiorno. Buongiorno. Libretto e patente, prego. Libretto e... Patente. Patente, sì, sì. Il libretto starà qua. Questo è il libretto. Ma patente... Ecco qua. Questo è il mio figlio, eh? Io sono suo nipote. Allora lui è suo padre. Mi padre è questo? Ma che stai scherzando, stai? Ma allora è suo zio. È mio zio? Ma io non c'è questo, oddio, mi sta scoppiando il cervello. Guarda, nonna, guarda, confessiamo tutto, non ce la faccio più, guarda, lasciami perdere. Questo è il mio figlio. Sto figlio mio ieri ha mangiato, ha bevuto, ha dormito sempre con me. Questo c'ha un alibi di ferro che non finisce mai. Senta, può scendere? A me? Venga. Vede, se mi fa parlare, gli spiega che c'era che sono affastidumati. Mi favorisca i documenti. Io documenti? A maresciallo, veramente i documenti mi hanno rubato. Innanzitutto non sono maresciallo. E lei accosti, per favore. Lei venga con me. Aspetta. Brigadiere. Sta buono. Brigadiere. Stai a far fare oltraggio, aspetta, no? Che sta da retta sto stronzo a quella? Innanzitutto lei moderi i termini e venga con me a chiarire la situazione. Io ho fatto pure l'iniezione. A stronzo, sei contento che mi ha fatto pure carcerà? Ammina! Un favore, mi ha fatto carcerà! Un favore! È proprio vero, c'è proprio una faccia da stronzo che non finisce mai. Se mi affia per culo il prossimo!